Mancano 7 partite alla fine della regular season del campionato d'eccellenza. Il Cammy Rugby Calvisano, campione d'Italia in carica, è pronto per lo sprint finale. Ad oggi la squadra bresciana si trova seconda in classifica dopo Rugby Viadana. L'obiettivo è, vabbè, l'abbiamo dichiarato fin dall'inizio, di provare ad arrivare nuovamente alla fase finale, alla finale, diciamo nelle prime quattro, per conservare il diritto a partecipare appunto alle manifestazioni europee e, se possibile, arrivare alla finale. Ovviamente tutte e quattro, tutte e cinque le attuali aspiranti hanno il medesimo pensiero, e noi sappiamo bene che è difficilissimo rifare, cioè è difficilissimo il secondo anno riconquistare lo scudetto. Ci proviamo comunque ad arrivare tra le prime quattro ed arrivare anche alla finale. Le novità: l'attuale allenatore Andrea Cavinato lascerà Calvisano per allenare le Zebre, la squadra italiana che partecipa al campionato internazionale Rabo Direct Pro 12. Chi lascerà Calvisano insieme a Cavinato saranno la terza linea Samuela Newa Vunisa e il bresciano mediano di Mischia Guglielmo Palazzani. Beh, per quel che riguarda i tecnici, sì, stiamo parlando, ovviamente, vabbè, diamo per scontato che Cavinato allenerà le Zebre, la franchigia che ha sede a Parma, per il prossimo campionato di Celtic League. Noi stiamo vedendo se ci è possibile di continuare sulla medesima strada sin qui percorsa, vale a dire con dei tecnici che siano sicuramente italiani. Stiamo anche vedendo che, se proprio non saranno italiani, siano comunque, voglio dire, italianizzati oramai. Nella fattispecie si sta cercando di parlare con Green, che però ormai personalmente, ma anche come club, è ritenuto italiano. Poi stiamo vedendo due personaggi giovani, emergenti, che secondo noi, ma anche secondo loro, hanno la necessità di fare un'esperienza in un club che abbia delle ambizioni, quindi stiamo lavorando su due italiani giovani come tecnici. Ovviamente poi, per quel che riguarda i giocatori, la filosofia non cambia, se ne andranno alcuni senatori, se ne andranno forse alcuni giovani, Palazzani ad esempio andrà alle Zebre, altri pensiamo di no, e verranno di sicuro dei rimpiazzi giovani uniti a qualche personaggio esperto, ma saranno principalmente dei giovani. Il successore di Cavinato potrebbe essere Paul Griffin, qualora decidesse di smettere di giocare. Non si sa mai, ovviamente. Quando seriamente, fisicamente sento bene, mi piace ancora andare in campo e allenarmi, ovviamente il sistema di partite si trovi sempre, quindi vediamo fino a maggio, dopo che finisce il campionato. Nell'indecisione il capitano si prepara all'evenienza. Sì, ovviamente sì, sono stato invitato a fare il supercorso di allenatore, che è l'ultimo livello, e ho già fatto 3 blocchi di questo corso, che è stato molto interessante. Siamo andati a Roma per vari blocchi di vari giorni, e è stato molto interessante, e sto imparando tante cose, ovviamente, che si può utilizzare più fuori dal campo che in campo, però gli ultimi 2 blocchi sono di pratico, quindi facciamo anche le cose in campo, che è molto importante. Però mi sto divertendo anche, diciamo, di vedere il nostro gioco dall'altra parte del Franco Bowl, diciamo. Per ora il capitano continua ad indicare la rotta dal campo.